Ha preso il via l'Aurum di Pescara, la terza edizione degli Stati Generali dell'Economia. Due giorni di incontri e dibattiti sullo stato di salute e le prospettive di sviluppo economico dell'Abruzzo. Per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con la nostra Gigliola De Mondo. Buon pomeriggio Gigliola, vedo con te anche il presidente Marsilio. Buon pomeriggio anche a lui. Buon pomeriggio Fabio, sì, con Diego Martelli, come hai già detto tu, siamo all'Aurum di Pescara per la due giorni dedicata all'economia con gli stati generali di italiani e abruzzesi che fanno il punto sulle sfide per lo sviluppo del mezzogiorno, sul lavoro, sulla borsa come veicolo di crescita e gestione di passaggio generazionale e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. PNRR, poi imprenditoria femminile, riforme istituzionali e fiscali, questi in estrema sintesi i macro temi al centro della due giorni di Abruzzo Economy Summit, o Summit, che è l'evento organizzato dalla Regione Abruzzo. E accanto a me, come ci hai già anticipato, c'è il presidente Marco Marsilio. Nel pomeriggio i contributi, tra gli altri, dicevo, gli stati generali comprendono tanti rappresentanti delle istituzioni del mondo dell'economia italiana e abruzzese. Come vi dicevo, ci saranno i contributi di Chicco Testa e del vice premier Antonio Tajani. Nella mattinata l'analisi dello stato dell'economia in Abruzzo, l'analisi fatta dall'economista abruzzese il professore Pino Mauro, Giuseppe Mauro, e con un confronto, una tavola rotonda che ha visto protagonisti i rappresentanti di Confindustria, in primis il vicepresidente Vito Grassi e poi i presidenti delle regioni Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Silvano Pagliuca, Sergio Fontana, Francesco Somma e Aldo Ferrara. Presidente Marsilio, un evento che è alla terza edizione, che fa il punto ma anche che vuole coordinare le regioni interessate che stanno partecipando in questi giorni per programmare sfide future. Alla luce dell'analisi dell'economista Giuseppe Mauro e di quanto hanno detto i relatori questa mattina, l'Abruzzo è più una regione del centro-nord o del centro-sud? È una regione di cerniera, è sempre stata la regione traino del Mezzogiorno, ha rappresentato nei decenni dagli anni 60 fino almeno alla metà o alla fine degli anni 80 la locomotiva della crescita del Sud, tant'è vero che è l'unica regione che all'inizio degli anni 2000, insomma da circa 20 anni, è uscita dall'obiettivo 1, che è quello che in Europa classifica le regioni in ritardo di sviluppo. È regione cosiddetta in transizione, si avvicina alla media di prodotto interno lordo e di reddito pro capite nazionale ed europea, non ha ancora raggiunto quel livello, stiamo lavorando e investendo le risorse perché l'Abruzzo possa continuare a crescere e raggiungere finalmente il novero delle regioni più sviluppate. Però questo ruolo di cerniera lo dobbiamo svolgere fino in fondo ed è quello che stiamo reclamando e imponendo al governo nazionale, una nuova attenzione verso una regione che purtroppo dagli anni 80-90 in poi ha smesso di ricevere attenzione e investimenti da parte dello Stato. La ferrovia è rimasta ferma a un secolo fa, le autostrade sono drammaticamente invecchiate ed è ancora oggetto di contenzioso, la terza corsia dell'A14 si è fermata 20 anni fa a Fermo nelle Marche, non è ancora scesa, non ha ancora ripreso il suo percorso verso sud, i porti insabbiati e da potenziare. Tutte queste opere, tutti questi problemi li abbiamo messi al centro della nostra azione politica e oggi abbiamo, grazie anche all'azione sinergica con l'autorità di sistema, con il commissario Miccio, con il commissario Corsini, con il commissario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, stiamo aprendo i cantieri, completando le progettazioni, mettendo in campo tanti soldi, parliamo di miliardi tra ferrovie, autostrade, porti, autoporti, banchine, messa in sicurezza idrica e così via, che cominciano a diventare cantieri, che sono appalti in corso, che sono progetti definiti, che sono finanziamenti finalmente arrivati. Oggi e domani ci saranno tanti protagonisti di questo percorso, non soltanto appunto regionale, che dimostrano la ritrovata e raggiunta centralità dell'Abruzzo nello scenario politico ed economico nazionale.
E brevemente faccio un'ultima domanda. La massiccia presenza di rappresentanti del governo, oggi il vice premier Tajani, domani i ministri Fitto e Urso, cosa rappresenta per il presente e il futuro dell'Abruzzo? Aggiungiamo anche il viceministro Leo, che 3 anni fa venne proprio qui, 2 anni fa, quando nella prima edizione, a presentare il suo progetto di riforma fiscale. Oggi presenta il risultato di questo lavoro come ministro delegato alla riforma fiscale, e poi altri sottosegretari, presidenti di commissione e parlamentari in buon numero, anche di diversi schieramenti e di diverso orientamento politico, perché questo è un luogo di dibattito plurale dove ci si deve confrontare sul campo delle idee, anche appunto presentando idee e proposte diverse. Però io credo che comunque oggi pomeriggio avremo anche un ex ministro degli esteri come Angelino Alfano, insomma un parterre qualificatissimo. Io non so quando in passato l'Abruzzo abbia potuto vedere nel giro di 24 ore una presenza così importante e significativa del governo nazionale, che viene qui a parlare con le imprese del territorio, con i sindacati, con i cittadini, con le istituzioni locali, per mettere insieme in sinergia tutti i progetti e far crescere l'Abruzzo. È un passo molto importante, frutto anche del nostro lavoro e della credibilità che abbiamo conquistato in questi anni. Grazie Presidente. Fabio, se non hai domande da studio, poi noi continueremo a parlare dell'Abruzzo Economy Summit anche nel corso dell'edizione delle 19.30 e sul sito rete8.it e sui nostri social. No, Gigliola, non ci sono grazie domande. A grazie Diego Martelli e al Presidente Marsiglio.